La visione di Monfalcone che ha preso già forma e che continueremo a far decollare è proprio questa, della diversificazione produttiva per dare ovviamente anche opportunità lavorative e occupazionali. La Monfalcone industriale la conosciamo, quella della navalmeccanica, abbiamo abbinato però anche la volontà di creare formazione perché i nostri giovani possano lavorare in questo settore, ma è una città che ha veramente tante opportunità. Offre il litorale, abbiamo avuto 10.000 presenze ormai quasi durante tutta l'estate, anche nel precedente anno, e su quello noi puntiamo. Abbiamo riqualificato le spiagge, il litorale significa servizi, significa commercio, significa opportunità di lavoro nel settore del turismo. Accanto a questo la valorizzazione nell'economia del mare, nell'economia blu, logicamente della portualità, puntando sulla parte commerciale che è essenziale, grazie anche allo sviluppo della banchina, grazie allo sviluppo anche dei traffici che sono fondamentali e per i quali è necessario fare sinergie con tutto il territorio, anche con le aree retroportuali, ma anche con la valorizzazione della croceristica, che è un segmento importantissimo che può dare molte soddisfazioni a tutti. E poi tutta la parte del nostro carso, carso che significa natura, sport e storia. Abbiamo riaperto la rocca, l'abbiamo valorizzata, stiamo lavorando anche su dei progetti di come dire, ristrutturazione delle gallerie, la parte museale, tutto ciò che comunque il turista oggi viene e chiede. È rinata l'Oiata, Monfalcone, nelle zone più importanti e questo significa che c'è una consapevolezza che questa è una strada che va percorsa. La nautica, però, io credo che sia quella che in questo momento debba essere maggiormente valorizzata anche con l'istituzione importante, di un settore proprio destinato, un distretto destinato a questo, perché la nautica ha dei margini di crescita incredibili. Su questo concludo dicendo che poi noi abbiamo un'acqua termale favolosa e la nautica, abbinata anche al termalismo, può dare veramente tante soddisfazioni nel prossimo futuro.